Ciao a tutti ragazzi da Carlo109 e bentornati sul mio canale per questo mio nuovissimo video. Allora ragazzi, siamo su una nuova sfida su Pokémon Showdown. Allora, questa nuova sfida ragazzi vedrà un nuovo componente, per così dire. Un nuovo Pokémon ragazzi che è entrato a far parte della squadra sostituendolo con Manectric, così abbiamo solamente una mega evoluzione, ovvero Mega Lakazam. Mi avete anche dato molti consigli per questo Mega Lakazam, però io purtroppo ho registrato qualche sfida di seguito, quindi applicherò questi consigli solamente nelle prossime sfide, insomma non proprio le prossime, quello un po' dopo. E ragazzi, ho messo al posto suo Arcanine, c'è un Pokémon che mi piace tantissimo e che volevo assolutamente metterlo in squadra, e sono riuscito anche a farci un set davvero molto carino, quindi sono davvero molto molto contento. Questo episodio ragazzi, in questo episodio vedremo ben due sfide, perché sono state abbastanza veloci, anche particolari, vedete perché, che hanno veramente messo in risalto due dei miei Pokémon. Uno è appunto Arcanine, quindi il nuovo Pokémon, l'altro invece, l'altra sfida, Hawlucha. Hawlucha ragazzi, Hawlucha, Hawlucha. E un'altra cosa, ragazzi, a parte queste cose che vi dirò, appunto, il Hawlucha mitico mitico, che ho messo i soprannomi ai Pokémon. Solamente che io quando metto soprannomi, diciamo che degenera un po' la cosa. Sì, e quindi vedete dei soprannomi assolutamente stupidi che addirittura non vi spiegherete il perché, meno di qualcuno, e ve lo spiegherò io con calma. Cominciamo allora la nostra battaglia, ragazzi, con Hawlucho. Sì, l'ho chiamato Hawlucho, ragazzi, perché in fondo è un maschio. Scusate, perché Hawlucha? Hawlucho, mi sembra giusto. Casomai Hawlucia. Vabbè, comunque qua, ragazzi, comincio subito con lui. Uso Sword Dance. Lui mi fa Toxic, quindi mi becco un bel iperavvelenamento. Comunque non prendo paura e vado ancora con Danza Spada. Adesso che sono 3 per di attacco, uso Acrobatica, ma purtroppo. O come si chiama Cobezzino, non me lo ricordo mai, Acrobatic, insomma. Ma purtroppo non lo mando giù, quindi potevo fare un altro Sword Dance e avrei perso il stesso numero di turni, ma con un maggior attacco. Però ragazzi, non fa niente perché usiamo ancora Acrobatics e c'è un One Hit KO su Drapion. E mi serve anche sul piatto d'argento questo Medichamp, che però ragazzi, sarebbe stato molto facile da buttare giù, ma purtroppo Medichamp è più veloce. E anche con quella mossa lì, se non sbaglio, che colpisce prima. Qui Mega Evolvo Alakazam, che ho chiamato Ala Shazam. Vabbè, lasciamo stare, vabbè. Comunque, Shadow Ball, quindi manda One Hit KO, se non sbaglio. Con Psichico, ragazzi, vado di stab e lui riesce a sopravvivere e addirittura a farmi un critical hit con super efficace. Quindi, ciao ciao al mio Mega Alakazam. Ma adesso, ragazzi, attenti a questo Arcanine, che ho chiamato Fardo. Perché Fardo? Perché semplicemente l'unione di Fire, Fuoco e Fido, il nome classico di un cane. Ok, sono stupido, lo so, vabbè. Comunque, vado ragazzi con Wild Cherch, sarebbe scarica selvaggia, roba del genere. C'è una mossa che in cambio di un contraccolpo fa un grande numero di danni. Io ho anche Life Orb, che quindi aumenta un po' il danno, però mi fa male ogni volta. Vado con Crunch, ragazzi, che riduce ancora la difesa di questo Hitmon, quindi riesco in due colpi, ragazzi, a mandarlo giù. Quindi guardate la forza della Arcanine, che si colpisce da solo ogni volta, praticamente, ragazzi, vedete, con questo Life Orb. Però, ragazzi, ha fatto davvero una partita ottima. Ah, Crunch, che quindi è mossa di tipo buio, è Granocchio. Wild Charge, elettrica, poi ha Fire Blitz, se non sbaglio, Flame Blitz, insomma, una roba del genere di fuoco. E poi Extra Rapido, che quella è la mossa che veramente mi piaceva tanto, perché tante volte mi rimane, ragazzi, magari che un Pokémon mi sconfigge, però quel Pokémon lì rimane con 5, 10 di percentuale di vita. Quello è il caso, ragazzi, in cui vorrei usare Extra Rapido, ma non ce l'avrei mai squadra. Ovviamente, ragazzi, in questo caso avrei Fardo, che sarebbe davvero fantastico. Quindi colpire per primo quanto basta. Bene, passiamo, ragazzi, alla seconda sfida, direi immediatamente. Questa è stata più, diciamo, con protagonista appunto Hawlucha, ma davvero fantastica anche questa sfida. Molto breve, più che fantastica, però tutta da vedere. Qui, ragazzi. Oh, cioè, la goduria, ragazzi, di buttare un One Hit KO giù Chansey, cioè, wow, una cosa incredibile, ragazzi. Chansey è uno dei Pokémon con più PS in assoluto, e io con un High Kick Jump, ragazzi, grazie per il vostro consiglio, appunto, prima io puntavo su troppo forte, che era più sicuro per precisione, ma qua, ragazzi, sono andato con
calcio in volo praticamente, che ha 90% di precisione anziché il 100 di troppo forte, però anche 20 in più di potenza, 140 anziché 120. Troppo forte fa calare, se non sbaglio, di attacco e difesa, una roba del genere. Però high kick jump, anche quella è una brutta cosa, una brutta conseguenza. Se si fallisce, ragazzi, si perde metà della vita. Però direi che conviene di più rispetto a un troppo forte. Ma ragazzi, anche Kyurem Black, e io allora lo ringrazio perché presami questa Iron Head, vanno ancora con High Kick Jump, ragazzi, essendo super efficace. Quindi grande a Lucio. Qua va di Gliscor, qua va di Gliscor. Io vado finalmente con Sky Attack per anche raddoppiarmi la velocità. Sapete la tattica, ve l'ho spiegata nei precedenti episodi. Ora finalmente posso quindi agire in libertà. Qui lui si protegge, quindi qua faccio un po' di una batta perché non sapevo tanto questa strategia di proteggersi. Quindi, ragazzi, scusatemi, ma non conoscevo molto Gliscor. Anche nel prossimo episodio, se non sbaglio, farò qualche nabata con avendo conto Gliscor. Però, ragazzi, il prossimo episodio, mi raccomando, non mancate il prossimo perché sarà davvero incredibile, incredibile, unico direi. Qui uso Sword Dance, ragazzi, ma lui usa Toxic. Io speravo appunto in una protezione, però vabbè. Qui cosa faccio? Lui sostituisce con Scizor. Io vado di acrobazie, critical hit, one hit. KO! Ah, Lucio, sei fantastico! Che ti devo dire, Lucio? Manda Rotom Wash, vado di high jump kick, ragazzi, e quindi calcio in volo e mando anche giù lui. Cioè, ragazzi, cosa è stata questa partita? Ha giocato solo Lucio e come ha giocato solo Lucio, ragazzi. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, ragazzi, di questo video. Abbiamo visto ben due battaglie più brevi, con due forfè, però comunque, ragazzi, due grandi battaglie. Abbiamo visto il nuovo acquisto, diciamo così, Arcanine, chiamato Fardo, e abbiamo visto anche, ragazzi, la potenza estrema di Arucci, che quindi si becca questa grandissima conferma, ragazzi. Non lo sostituirò mai, 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 mai. E quindi, ragazzi, per qua, per questa parte è tutto. Per qua, che vuol dire per qua? Qua, qua, vabbè. Detto questo, prima che mi commentiate, ormai, vabbè, sono pochi quelli che vedono il video fino in fondo, purtroppo, vabbè. Però, per chi ragazzi avesse già commentato magari, i troppi attaccanti fisici, lo so, perché ho solo un attaccante speciale che sarebbe anche quello della Mega Evoluzione, vero Mela? Mega, sì, Mela, Mela, cosa ho detto? Mega, Alakazam, e ho ben tre attaccanti fisici, Arcanine, Aulucio, quindi Fardo, Aulucio e il mio Muffin, lì, come si chiama? Boh, non mi ricordo, quello Fata per intenderci. Però sono tutti e tre un po' particolari, quindi li conto veramente come molto forti e che mi possono salvare in molte situazioni. Poi l'attaccante speciale, come detto, ragazzi, è anche una mega, quindi ci sta. E poi due wall, uno fisico e uno speciale, ovvero Umbreon e Ferroton. Detto questo, ragazzi, spero il video vi sia piaciuto. Appunto, spolliciate per il continuo della serie. Per il prossimo episodio, appunto, vedete un episodio un po' particolare per quello che è successo. E vi farò anche un bel annuncio nel prossimo episodio. Quindi, ragazzi, non mancate, mi raccomando, superate questa serie. Un saluto a tutti dal vostro coraggio. Ciao ciao!